facendo? Cazzo! Indietro, stai indietro! Ferma, non ti avvicinare! Stai indietro! Stai indietro, ho detto! Non ti muovere! Lascialo andare, Harry! Andiamo! Tranquillo, ok. Ok. Castle, stai bene? Sì. Ma questo psicopatico ha bisogno di una mattina. Ok. Ehi, Harrison, sai che cosa mi dà fastidio? Si è risommerso dai debiti. Perché non hai chiesto i soldi a tuo padre? Castle, così non mi aiuti! Sai che cosa penso? Che tu gliel'hai chiesti. Gliel'hai chiesti, ma lui ti ha risposto di no. Lui ti ha sempre detto di no. Per un uomo che si è fatto da sé come lui, tu eri troppo debole. È stato lui quello debole! Io stavo cercando di realizzare qualcosa nella mia vita e lui pensava solo a lei! Per questo l'hai uccisa. Non l'hai fatto solo per denaro. Volevi punirlo prima che lui morisse, portargli via l'unica cosa che amava. È una storia molto interessante. Ma chi sei tu? Harrison, lascialo andare, è finita! Non è finita! Non è finita! Getta la pistola, altrimenti ti giuro! Oh, dimmi che l'hai visto! Lo scriverai nel tuo rapporto, vero? Casa, le manette, per favore! Sì, sì, ok. Che cosa ti sei messo in testa? Avrebbe potuto ammazzarti. La pistola aveva la sicura. Sai, avresti potuto dirmelo. Non sarebbe stato divertente. Fuori dalla macchina! In realtà lei mi ha detto di restare in macchina. Fuori dalla macchina, okay, subito! Capito. Esco subito. Provaci. Dammi un pretesto. Bene. Alzati. Ho cercato di restare in macchina, giuro. Mi ha colpito in faccia. Già, ho visto. Quel provaci, dammi un pretesto, è stato fortissimo. Ryan, guarda qua. Che sta facendo col mignolo? Ingrandisci l'immagine. È una protesi. Per questo non ha lasciato il segno sulla vittima. È lui l'assassino. Se crede che Castle possa essere dobbiamo la minaccia, dobbiamo farlo uscire da lì, subito. Ti butta fuori, sono armati, non possiamo fare un'irruzione. Aspetta, dove vai? Cerco di entrare. Se non torno entro 10 minuti, chiamate dei rinforzi. Passatemi la borsa. Che vuoi fare, ucciderli con Rossetto? Qualcosa del genere. Gioca, se io non entro lui perde di sicuro. Io sono suo portafortuna. Allora? Beh, magari posso essere anche tuo portafortuna. Se lui vince, quando sono lì succede sempre. Magari posso condividere con te un po' della sua fortuna. Olin. È un bel piatto, signor scrittore, è una cifra importante. Ma che sarà mai per un milionario? Può detrarre come spese di ricerca nella dichiarazione dei redditi? Olin. Lei è come un personaggio nel suo libro. Ha usato troppo. Tris di donne. Impressionante. Sono poche le combinazioni che lo battono. Tra queste c'è la scala, però. Dolcezza, le passo le fish. Potrebbe cambiarmele in qualcosa di più trasportabile? Aveva ragione, sa, è proprio una bella cifra. Ma che sarà mai per un criminale?
Oh, aspetta. Chi sei tu? Ve l'ho detto, sono un romanziere. Il morto giù dal tetto, chi altro sa? La sua famiglia e i suoi figli lo sanno. Se lui pagava suo debito, lui era a casa, ma lui mi ha fatto arrabbiare come tu fai in questo momento. No, sono solo uno scrittore. Non mentire. Tu sei sbirro. Lui è sbirro? Tu non mi fai ridere. Lui non è neanche uomo. Beckett? Tu sei vero uomo, invece. Uomo molto affascinante. Richard, dai fastidio a signore affascinante. Fatene via. Ok, hai una pistola, dovrebbe impressionarmi. Questa cosa non ti riguarda. In realtà... mi riguarda e come? È solo la mia immaginazione o ti sei cambiata? Cazzo, chiama i rinforzi, per favore. Va bene. E vado. Grazie. Chi l'ha uccisa? Che cosa? Coonan ha detto che erano $100,000 per prendere chi l'ha uccisa. E tu non gli hai mai detto che si trattava di una donna? L'ho capito, Ratburn non esiste, è solo una copertura. Sei stato tu. Che ragazza intelligente. Allora, farete quello che vi dico io. Andremo piano piano verso l'ascensore. Insieme, molto lentamente. No, te lo puoi scordare. Se cerchi di attirare l'attenzione facendo un cenno, anche solo schiarendoti la gola, ficcherà una pallottola nel fegato del tuo amico e lui morirà lentamente e molto dolorosamente. Andiamo. Vedo che adesso non ti va più di fare battutine, eh? Trovarsi vicini alla morte non è divertente, vero? Non lo so, Dick. Dimmelo tu. Ricordati che sei in un distretto di polizia. Lo sapevi prima che ti arrestassi, vero? Sapevi di avere ucciso mia madre. Niente di personale, va bene? Era soltanto lavoro. Era mia madre. Chi ti ha ingaggiato per ucciderla? Scordatelo, non riusciresti a prenderli. Ti ucciderebbero. Dimmi chi sono. No! Signore, mi serve vivo. Ben detto, hai bisogno di me, perciò state indietro, Castle muore. Signore, si allontani, la prego. Lo sai che non posso farlo. Ehi! Se vuoi sapere chi ha ordinato l'omicidio di tua madre, fai in modo che io esca da qui. Roy, per favore. Molto bene, Roy. Mettila giù. Posa quella pistola. Unità tra la 91esima e Broadway alla porta... Chiami il 911! Datemi il passaporto! Metti giù la pistola, subito! Datemi il passaporto! Avviso, da un momento all'altro l'edificio sarà circondato dai poliziotti. Non peggiorare la tua situazione. Datemi quello che voglio e me ne vado. Ho scritto questa scena migliaia di volte. Se glielo chiamo, sai come va a finire? Male. E con male intendo noi due morti. Beh, sta giù. Tu sta giù. Non riesco a colpirlo da qua dietro. Neanche lui può colpire noi.
Non riesco a vederlo. Si sta spostando. Mi restano solo due pallottole. Devo riuscire a vederlo. Questa volta non devo mancarlo. Ma sei fissato col cellulare? Guardate che non scherzo! Non ho una buona visuale da qui. Vi ucciderò tutti e due. Ascolta, se noi spariamo, lo fa anche lui ed esce allo scoperto. Io creo un diversivo. Tu pensa a colpirlo. Un diversivo con che cosa? Con questo. No, ti farai sparare. No, se riuscirai a centrarlo al primo colpo. Castle! Fidati e preparati a sparare. È l'ultimo avvertimento! Ora! Questo merita un brindisi. Baylor si riprenderà. Tu stai bene? La mia prima sparatoria. E anche la tua ultima. Andiamo, ammettilo, me la sono cavata piuttosto bene. Probabilmente mi hai salvato. Sei nuda. Cazzo, girati! Senti, qui sta bruciando tutto. Non è il momento migliore per fare la pudica. Cash, passami un asciugamano. Gli asciugamani sono in fiamme. Allora dammi l'accappatoio. Idem. Hai qualcosa da metterti che non sia infiammabile? Scusa. Dammi il tuo cappotto. Non guardare. Va bene. Non guardare. Non sto guardando. Ok. Fatto? Sì. Ok. Mi sono tuffata nella vasca appena in tempo. Riesci a camminare? Sì, ho soltanto qualche graffio. Forza. Piano, piano. Piano. Ti fa male da qualche parte? Sì, qua e là. Ma sicuramente tu starai soffrendo più di me. Perché? Perché ti stai trattenendo dal dirmi come hai buttato giù la porta. Ti racconto, è un cognome. Sì. Qualcuno è già stato qui. Getta la pistola. Non posso farlo. E allora abbiamo un problema. Non uccideresti un poliziotto, Brooke. So che non volevi uccidere Dion. Lui ti ha sorpresa mentre stavi cercando quella mappa. Oh, al diavolo, certo che volevo ucciderlo. Io merito quel tesoro. E non me ne andrò via da qui senza. L'unico che se ne andrà con quel tesoro sono io. E ho l'arma più grande. Non più, nonnino. Polizia di New York! Gettate le armi! Armi a terra! Ho detto armi a terra! Subito! Gettate! Trasformerò lei e quel bell'imbusto in poltiglia. Se spari sei morto, nonno. Credi che mi importi? Mi importa soltanto di quei 10 milioni in pietre preziose. O me ne vado con quelle oppure me ne vado in una plastica per capri. Forse dovremmo assicurarci che il tesoro sia davvero lì sotto prima di iniziare a sparare. Casson, ti dispiace? Perché io? Perché sei l'unico che non ha un'arma. Oh, ben detto. Ok, d'accordo. Ehi, ehi ragazzi, ho trovato qualcosa. Fammi vedere il tesoro. Ecco, io l'ho detto solo per distrarvi. Altrimenti avrei dovuto mostrarvi le tette. Fermo!
Stai bene? Benissimo. Come fai a saperlo? Guarda, lì, eccolo, eccolo. È lei. Capitano Montgomery una volta mi ha detto che non ci sono vittorie, ma solo battaglie. E che alla fine puoi solo sperare di trovare un posto in cui prendere posizione. E se sei molto fortunato, ci sarà qualcuno disposto a stare al tuo fianco. Il capitano avrebbe voluto che continuassimo a combattere. E se anche non ci fosse... Ti amo, Kate.